Diario del dottor Seward, 5 giugno. Il caso Renfield diventa sempre più interessante man mano che comincio a capire qualcosa di lui. Possiede delle caratteristiche incredibilmente sviluppate, tra cui uno spiccato egocentrismo, riservatezza e determinazione. Vorrei tanto poter arrivare a capire qual è l'obiettivo di tanta determinazione. È come se avesse in mente un piano ben preciso, ma quale sia questo piano ancora non lo so. La qualità che lo riscatta è un amore innato per gli animali, seppure, a dire la verità, si manifesta in modo così curioso che mi dà l'impressione di essere soltanto un altro modo per essere crudele. È strano anche il modo in cui sceglie i suoi animali preferiti. In questo periodo il suo passatempo è acchiappare le mosche. Al momento ne ha una quantità tale che ho dovuto io stesso chiedergli spiegazioni. Con mia grande sorpresa non si è infuriato, come invece mi sarei aspettato. Ma ha affrontato la faccenda con grande calma. Ha riflettuto per un istante, poi ha detto: «Posso avere 3 giorni? Ripulirò tutto». Ovviamente gli ho detto che andava bene. Devo tenerlo sotto controllo. 18 giugno. Adesso il suo passatempo sono i ragni e ne ha messi diversi, anche piuttosto grandi, dentro una scatola. Continua a dar loro da mangiare le sue mosche, il cui numero infatti è diminuito molto, anche se ha usato la metà del proprio cibo per attirarne altre da fuori. 1 luglio. I suoi ragni adesso stanno diventando una seccatura grande quanto quella delle mosche, così oggi gli ho comunicato che deve liberarsene. È apparso molto triste, così gli ho detto che deve liberarsi almeno di alcuni di quei ragni. Lui ha consentito, tutto contento, e gli ho dato lo stesso tempo di prima per eseguire ciò che gli avevo chiesto. Mi ha disgustato molto mentre ero con lui, perché quando un orribile moscone, gonfio di cibo putrefatto, è entrato ronzando nella stanza, lui l'ha preso al volo, l'ha tenuto per qualche momento esultante tra pollice e indice, e prima che io riuscissi a capire che cosa stesse per fare, se lo è ficcato in bocca e l'ha mangiato. L'ho rimproverato, ma lui mi ha spiegato con molta calma che era un cibo gustoso e salutare, che era vita, vita forte e sana, e che gli dava di che vivere. Questo mi ha fatto venire un'idea, o almeno un'idea in nuce. Devo controllare in che modo si libera dei suoi ragni. Evidentemente ha dei problemi radicati nella mente perché tiene un piccolo diario su cui non fa altro che scribacchiare. Le sue pagine sono piene zeppe di cifre, di solito numeri singoli che poi aggiunge ad altri numeri, che a loro volta vengono aggiunti ad altri totali e così via, come se volesse far quadrare chissà quali conti, come direbbe un contabile. 8 luglio. Vi è del metodo nella sua follia e l'idea che mi era venuta in mente sta prendendo forma. Molto presto diventerà una vera e propria ipotesi e allora ho attività cerebrale inconscia. Dovrei lasciare il posto alla razionale consapevolezza. Mi sono tenuto alla larga dal mio amico per qualche giorno in modo da notare se vi fossero dei cambiamenti. Tutto è rimasto come prima, tranne per il fatto che si è liberato di alcuni dei suoi animali e adesso ne ha un altro. È riuscito a procurarsi un passero e lo ha già parzialmente addomesticato. Il modo in cui lo addestra è piuttosto chiaro, visto che i ragni sono già diminuiti. Quelli rimasti però sono ben nutriti, perché usa ancora il cibo per attirare le mosche dentro la stanza. 19 luglio. Stiamo facendo progressi. Il mio amico adesso ha un'intera colonia di passeri, mentre le mosche e i ragni sono quasi del tutto scomparsi. Quando sono entrato, mi è corso incontro e mi ha detto che voleva chiedermi un grande favore, un favore molto, molto grande. E mentre parlava, mi girava intorno come un cagnolino. Gli ho domandato di che cosa si trattasse e lui, con voce delirante e un'espressione rapita, mi ha risposto: un gattino piccolo e grazioso, un gattino soffice e vivace con cui possa giocare, a cui possa insegnare tante cose, che possa nutrire, nutrire, nutrire. Non ero certo impreparato a questa richiesta, perché avevo notato il modo in cui i suoi animali erano aumentati sempre più di grandezza e vivacità, ma non volevo che la sua graziosa famigliola di passeri addomesticati facesse la fine delle mosche e dei ragni. Così gli ho detto che ci avrei pensato, e gli ho chiesto se non avrebbe preferito un gatto adulto invece di un gattino. La sua foga l'ha tradito quando mi ha risposto: «Oh sì, mi piacerebbe un gatto.
Avevo chiesto un gattino nel caso in cui mi rifiutaste un gatto adulto. Nessuno si rifiuterebbe di darmi un gattino, giusto? Ho scosso il capo dicendo che al momento temevo che non sarebbe stato possibile, ma che avrei fatto del mio meglio. L'espressione del viso è mutata ad un tratto e ho potuto leggervi un presagio di pericolo, perché all'improvviso ha fatto una smorfia feroce, ha piegato la testa da un lato, un chiaro segnale di violenza. Quest'uomo è un maniaco omicida represso. Lo metterò alla prova con i suoi attuali desideri per vedere come reagisce. Forse in questo modo ne saprò di più. 10 di sera. Sono andato di nuovo in camera sua e l'ho trovato seduto in un angolo a rimuginare. Quando sono entrato, si è gettato in ginocchio davanti a me e mi ha implorato di fargli avere un gatto, perché la sua salvezza dipendeva da questo. Io però non ho ceduto e gli ho detto che non poteva averlo, a che lui si è allontanato e senza dire una parola si è seduto a rosicchiarsi le unghie nell'angolo dove lo avevo trovato. Domattina presto tornerò a vedere come sta. 20 luglio. Sono andato a trovare Renfeld molto presto, prima che l'infermiere facesse il giro. L'ho trovato sveglio che canticchiava. Aveva cosparso il davanzale della finestra con lo zucchero che aveva messo da parte. Evidentemente aveva ripreso la sua attività di cacciatore di mosche, dedicandovisi a cuor leggero e con una buona dose di buon umore. Mi sono guardato intorno in cerca dei suoi passeri e non vedendone nemmeno uno gli ho chiesto dove fossero finiti. Senza neanche voltarsi mi ha risposto che erano volati via tutti. Ho visto le piume sul pavimento e sul cuscino c'era una goccia di sangue. Non ho detto niente, ma sono uscito e ho detto al custode di comunicarmi immediatamente qualora avesse notato qualcosa di strano nel suo comportamento durante la giornata. 11 di mattina. L'infermiere è appena venuto da me a dirmi che Renfeld è stato molto male e ha vomitato una grande quantità di piume. Dottore, mi ha detto, credo che abbia mangiato gli uccelli, che li abbia divorati vivi. 11 di sera. Stanotte ho somministrato un potente oppiaceo a Renfeld, abbastanza per farlo dormire a lungo, e gli ho sottratto il taccuino per dare un'occhiata. L'idea che mi era venuta in mente in questi ultimi giorni adesso è diventata una teoria che ho potuto dimostrare. Il mio maniaco omicida è di un genere del tutto particolare. Dovrò inventarmi una nuova classificazione per lui e chiamarlo maniaco zoofago, mangiatore di esseri vivi. Ciò che desidera è assorbire quante più vite gli è possibile e si è prefisso di farlo in maniera cumulativa. Ha dato da mangiare molte mosche a un solo ragno, molti ragni a un solo uccello e infine voleva un gatto per fargli mangiare gli uccelli. Quale sarebbe stato il passo successivo? Varrebbe quasi la pena poter portare a termine l'esperimento. Potrei anche permetterlo se solo vi fosse un motivo valido. Gli uomini sdegnavano la vivisezione e ora guardate a quali risultati ha portato. Perché non far progredire la scienza nel suo aspetto più difficile e vitale, la conoscenza della mente umana? Se solo riuscissi a svelare il segreto di una mente come questa, se solo avessi la chiave di accesso alla mente di uno di questi pazzi, potrei far avanzare il settore della scienza di cui mi occupo a un livello di confronto al quale la fisiologia di Barton Sanderson o gli studi sul cervello di Ferrier non sarebbero nulla. Se solo vi fosse un motivo sufficiente. Non devo pensarci troppo, altrimenti potrei non riuscire a resistere alla tentazione. Una buona causa potrebbe cambiare le carte in tavola anche per ciò che riguarda me. In fondo non potrei possedere anch'io una mente eccezionale e innata? Come ragionava bene quell'uomo? I pazzi lo fanno sempre al fine di raggiungere il loro obiettivo. Mi chiedo quante vite lui valuti quella di un uomo, o se ne valga soltanto una. Ha chiuso il conto molto accuratamente e oggi ha voltato pagina e ne ha cominciato uno nuovo. Quanti di noi cominciano una pagina nuova ogni singolo giorno della loro vita? Mi sembra solo ieri che la mia vita si è fermata senza più alcuna speranza e che ho davvero cominciato una nuova pagina. E sarà così finché il supremo calcolatore mi chiamerà a sé e chiuderà il mio libro mastro con il bilancio di utili e perdite. Oh, Lucy, Lucy. Non riesco a essere in collera con te, né con il mio amico, la cui felicità è anche la tua. Devo solo cercare di andare avanti senza più speranze e lavorare, lavorare e lavorare. Se solo riuscissi a trovare un motivo sufficiente come il mio povero amico pazzo qui, un motivo degno di un filantropo che possa darmi la motivazione per continuare a lavorare, allora sì che potrei essere davvero felice.
Diario di Mina Murray, 26 luglio. Sono un po' agitato e scrivere il diario mi darà sollievo. È come sussurrare a se stessi e insieme ascoltarsi. E poi vi è qualcosa nei simboli della stenografia che la rende diversa dalla scrittura. Sono infelice per Lucy e per Jonathan. Non avevo ricevuto notizie di Jonathan da diverso tempo ed ero molto preoccupata. Ma poi ieri il caro signor Hawkins, che è sempre tanto gentile, mi ha spedito una sua lettera. Gli avevo scritto chiedendogli se avesse avuto notizie e mi ha detto che aveva appena ricevuto la lettera che poi mi ha inoltrato. Non si tratta che di poche righe spedite dal castello del conte Dracula, in cui si dice che è appena partito per tornare a casa. Non è da Jonathan, non capisco e questo mi rende nervosa. E poi Lucy, anche se sta molto bene, ultimamente ha ripreso la sua vecchia abitudine di camminare nel sonno. Sua madre me ne ha parlato e abbiamo deciso che ogni sera chiuderò a chiave la porta della camera di Lucy prima di andare a dormire. La signora Western è convinta che i sonnambuli camminino sui tetti delle case, lungo le scogliere, per poi svegliarsi all'improvviso e precipitare tra grida disperate che riecheggiano tutto intorno. Povera cara, certamente è preoccupata per Lucy e mi ha detto che suo marito, il padre di Lucy, aveva la stessa abitudine e, se non c'era nessuno a fermarlo, di notte si alzava, si vestiva e usciva. Lucy si sposerà in autunno e sta già preparando tutti i vestiti e pensando a come arredare la casa. Io partecipo al suo entusiasmo perché in fondo faccio anch'io la stessa cosa, solo che io e Jonathan cominceremo la nostra vita insieme in modo molto semplice e dovremo cercare di far quadrare i conti. Il signor Holmwood, cioè il signor Arthur Holmwood, l'unico figlio di Lord Godalming, sarà qui a breve, non appena potrà lasciare la città, perché suo padre non sta troppo bene e penso che la cara Lucy stia davvero contando i minuti che la separano da lui. Vuole portarlo al cimitero sulla scogliera per mostrargli il bellissimo panorama di Whitby. Secondo me è l'attesa a turbarla. Starà decisamente meglio quando lui sarà qui. 27 luglio. Ancora nessuna notizia di Jonathan. Sono molto in ansia per lui, anche se non so perché. Ma vorrei tanto che mi scrivesse anche soltanto una riga. Lucy è sempre più preda del suo sonnambulismo e ogni notte i suoi movimenti in giro per la stanza mi svegliano. Per fortuna fa molto caldo e di certo non si ammalerà. Tuttavia l'ansia e il fatto di venire continuamente svegliata hanno un effetto negativo su di me. Mi rendono nervosa e insonne. Grazie a Dio la salute di Lucy è buona. Il signor Holmwood è stato mandato a chiamare all'improvviso a Ring per vedere suo padre che è gravemente malato. Lucy è dispiaciuta di dover rimandare il momento in cui potrà rivederlo, ma questo non sembra avere alcun effetto su di lei, perché è persino ingrassata e le sue guance sono di un delizioso colore rosa. Ha perduto quel colorito anemico che aveva prima. Spero proprio che duri a lungo. 3 agosto. Un'altra settimana è passata e nessuna notizia di Jonathan, nemmeno dal signor Hawkins, da cui avevo saputo le ultime novità. Spero che non sia successo nulla, di sicuro mi avrebbe scritto. Sto rileggendo la sua lettera, ma non so perché non mi soddisfa affatto. Non sembra nemmeno che l'abbia scritta lui, eppure è la sua calligrafia, su questo non ho dubbi. La settimana scorsa Lucy non ha camminato nel sonno, ma vi è una strana concentrazione in lei che non riesco a capire. Sembra che mi stia osservando persino nel sonno. Prova ad aprire la porta, la trova chiusa e si mette a cercare la chiave in giro per la stanza. 6 agosto. Altri 3 giorni e nessuna lettera. Questo stato di tensione sta diventando insostenibile. Se solo sapessi dove scrivergli o dove poterlo raggiungere, mi sentirei meglio. Ma dalla sua ultima lettera nessuno ha più ricevuto una sola parola da Jonathan. Devo solo pregare Dio di darmi la pazienza. Lucy è più sensibile che mai, ma a parte questo sta benissimo.
La notte scorsa il tempo è stato molto minaccioso e i pescatori hanno detto che sta per arrivare una tempesta. Devo cercare di imparare a leggere i segni del tempo. Oggi è una giornata grigia e mentre scrivo il sole è nascosto dietro una coltre di nuvole al di sopra di Kettleness. Ogni cosa è di color grigio, tranne l'erba che è verde smeraldo tra le rocce terrose e grigie. Nuvole grigie colorate da qualche sprazzo di sole sull'orizzonte lontano che pesano su un mare grigio nel quale le lingue di sabbia si allungano come dita grigie. Il mare imperversa sulle secche e i banchi di sabbia con un rimbombo attutito dalla foschia sospinta verso l'entroterra. L'orizzonte si perde in una nebbia grigia. Tutto è una vasta distesa. Le nuvole sono ammucchiate come rocce gigantesche e dal mare arriva una specie di ruggito che somiglia ad un presagio di sventura. Quella sulla spiaggia si vedono delle sagome scure, talvolta semi nascoste dalla nebbia. Sembrano come degli alberi che camminano. I pescherecci si affrettano a rientrare, ondeggiano su e giù tra le acque rigonfie mentre si rifugiano nel porto, inclinati fin quasi a inabissarsi. Ecco che arriva il vecchio signor Swells. Si dirige proprio verso di me e dal modo in cui solleva il cappello ho capito che vuole chiacchierare. Sono piuttosto colpito dal cambiamento del povero vecchio. Quando si è seduto vicino a me in modo molto gentile mi ha detto: «Signorina, vorrei dirvi una cosa». Ho capito che non si sentiva a suo agio. Così ho preso la sua povera vecchia mano grinzosa tra le mie e gli ho chiesto di parlare liberamente. Così lui, lasciando la sua mano tra le mie, ha continuato: «Mia cara, mi dispiace di avervi spaventata con tutte quelle cose brutte che vi ho raccontato sulle morti nelle settimane passate, ma non intendevo impaurirvi. Vorrei solo che ve ne ricordaste quando io me ne sarò andato. A noi anziani che siamo ormai condannati e abbiamo già un piede nella fossa non piace per niente pensarci e non vogliamo certo avere paura. Ecco perché ho voluto scherzarci su, in modo da dare un po' di sollievo al mio cuore. Ma Dio vi benedica, signorina. Io non ho per niente paura di morire, è solo che non vorrei morire se posso evitarlo. Il mio momento ormai deve essere vicino perché sono vecchio e 100 anni sono troppi per qualsiasi uomo. E poi sono davvero così vicino, tanto che la morte sta già affilando la sua falce. Vedete? Non riesco a perdere l'abitudine di riderci sopra e non faccio che continuare a ciarlare come mio solito. Uno di questi giorni l'angelo della morte suonerà la sua tromba per me, ma voi non affliggetevi troppo, mia cara», ha detto quando mi ha vista piangere. «Se dovesse accadere questa stessa notte, di certo non mi rifiuterei di rispondere alla sua chiamata. La vita, dopo tutto, è soltanto un'attesa per qualcos'altro rispetto a quanto stiamo facendo, e la morte è l'unica cosa sicura in cui possiamo credere. Ma sono contento, perché sta venendo per me, mia cara, e sta arrivando velocemente. Potrebbe venire proprio mentre siamo qui a guardare e a domandarci quando sarà. Forse è in quel vento là fuori, sul mare, che porta con sé rovina, distruzione e disperazione. È gonfia di tristezza i cuori. Guardate, guardate!» ha gridato all'improvviso. «C'è qualcosa in quel vento e in quell'eco che ha l'aspetto, il sapore e l'odore della morte. E nell'aria la sento, sta arrivando. Oh Dio, dammi la forza di rispondere con serenità alla mia chiamata». Ha alzato le braccia al cielo in segno di devozione e poi si è tolto il cappello. Muoveva le labbra come se stesse pregando. Dopo qualche minuto di silenzio si è alzato. Ci siamo scambiati una stretta di mano, mi ha dato la sua benedizione e mi ha detto addio. E infine se n'è andato zoppicando. Tutto questo mi ha commossa e sconvolta parecchio. Sono stata contenta quando il guardacosta è venuto da me con il suo cannocchiale sotto un braccio. Si è fermato a parlare con me come fa sempre, ma per tutto il tempo ha avuto lo sguardo fisso su una strana nave. «Non riesco a capire di dove sia», ha detto. «Forse è una nave russa, o almeno così sembra, ma sbanda in modo molto strano
È come se non sapessero dove andare, come se avessero visto la tempesta ma non riuscissero a decidere se continuare verso nord e il mare aperto o fermarsi qui. Guardate, di nuovo. Qualcuno la sta pilotando in modo stranissimo. Anzi, sembra come se non vi sia nessuno al timone perché si sposta a ogni raffica di vento. Domani a quest'ora ne sapremo di più.